I primi incarichi, Corsica e Tolosa. Con voto unanime del Consiglio e del Capitolo Conventuali, il 23 maggio 1859, il padre Cormier può finalmente impegnarsi a servire l'ordine dei predicatori fino alla morte. Osserverò la mia regola in tutti gli incarichi, in tutti i luoghi che il Signore mi assegnerà e che sono altrettanti portici della sua casa, cioè del cielo. Annota con uno squisito realismo spirituale. Il neoprofesso fu assegnato al convento appena fondato di Corbara, in Corsica, dove fu maestro dei novizi francesi e italiani ivi presenti, e dopo pochi mesi, priore del convento. Quante miserie, scrive il 18 gennaio 1862 con profonda umiltà, e nonostante questo devo fare il superiore. Nel 1865 venne ricostituita, grazie al rinnovato florilegio di vocazioni domenicane in terra francese, la storica provincia di Tolosa, la prima generata da San Domenico, nonché culla di tutto l'ordine, di cui primo provinciale viene designato proprio padre Cormier, allora 33enne. La provincia versava in difficili condizioni, soprattutto dal punto di vista materiale. E inizialmente non furono molti i religiosi che vollero affiliarsi in essa per paura di sconfessare, seguendo la linea del maestro Jandel, la grande restaurazione dell'ordine operata dall'Accordaire. Cormier, che per ben 26 anni ricoprì ruoli di governo, priore provinciale o conventuale, fino al 1891, incentrò il suo programma su due fondamenti: umiltà e unione. Siamo umili nei nostri pensieri, umili nelle nostre parole, umili nell'esercizio del santo ministero. Di qui sgorgerà l'unione, terra della santità e luogo della perfezione. Di tale lungo periodo, due date importanti. Il 1872, anno della santa morte dell'amato maestro Jandel, e il 1880, durante la Terza Repubblica Francese, quando alcuni giovani teppisti assaltarono il convento di Marsiglia con l'avallo della polizia, costringendo il padre Cormier a organizzare l'espatrio di una settantina di novizi verso il convento spagnolo di Salamanca. Quanto alla sua opera da provinciale, procedette per gradi. Anticipò l'ora dell'ufficio di notte e promosse notevolmente il canto e le altre osservanze, a partire dal convento di Saint-Maximin, dove si formavano giovani frati destinati a irradiare il loro fervore religioso nei conventi di assegnazione.